Che tranquillità e che paesaggio stupendo. Hai proprio la sensazione di essere in paradiso. Vero, Tona? Ah! Hai rubato la mia merenda preferita, non la passerai! Ma quando parli, non ti stanchi mai! Qualcuno sta litigando. La violenza non genera altro che violenza. Come suora, cioè come ex suora, è mio dovere cercare di fermare queste povere anime perdute. Quindi pregherò per loro che possano redimersi e ritrovare la strada della pace che hanno smarrito. Non dovevano farmi questo. Io li farò a pezzi. Hanno osato calpestare la mia faccia. Vi inseguirò fino in capo al mondo. Calpestare la mia faccia! Non te lo perdonerò mai! Ehi, voi due! Mi avete calpestato la faccia! Dovete espiare le vostre colpe! Aspetta, l'ho sfidato prima io a combattere! Non mi hai sentito, forse? Che ragazza noiosa! Perché non stai un po' zitta? Che cosa? Sei stata tu a mettermi in questo maledetto pasticcio! È tutta colpa tua se hanno arrestato anche me! Mi dispiace molto che tu sia coinvolta in tutto questo. Chi poteva immaginare che sarebbe finita così? Sono veramente dispiaciuta. Spero che tu mi voglia perdonare. Il mio nome è Orlin Carrie. Una volta ero una suora. Una suora? Sì, poi ho deciso di lasciare i voti. Ora sono in cerca di un lavoro. Ah, ho letto un annuncio sul giornale. Sembra che la principessa Minerva stia cercando delle guardie del corpo. Vuoi partecipare al torneo di arti marziali? Proprio così. E ho anche intenzione di vincerlo e diventare una delle sue guardie del corpo. Non è possibile. Perché sarò io a vincere?